Radio Firenze. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Viareggio Cup, al Necchi di Forte dei Marmi, gli uomini di BGC asfaltano il Westchester. 3-0 il risultato finale, un doppio Montiel e Pierozzi regalano gli ottavi ai viola. Ora bisognerà aspettare la gara tra Krasnodar e Perugia per capire se la Fiorentina passerà da prima o da seconda. Mister BGC nel post-gara ammette, l'obiettivo era raggiungere gli ottavi, adesso inizia un tour de force. Sulle voci che lo vedrebbero successori di Pioli, ammette, non mi disturbano, ma non credo ancora di essere all'altezza di guidare la Fiorentina in Serie A. 3-0 secco anche per le ragazze di Cincotta, che al Bozzi di Firenze chiudono la pratica contro l'Hellas Verona Women, grazie alle reti di Jax, Catena e Mauro. Si chiude invece in goleada al Mapei Stadium, dove la Samp mostra la manita al Sassuolo. Inutile la rete dell'ex viola Babacar nei minuti finali. La gara termina 5-3 in favore dei blucerchiati. Per Fiorentina1.com, Gianmarco Fusi. Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.